i tempi della Serie C, l'esordio con il Cittadella, la sconfitta ai playoff con l'Avellino, la vittoria nel campionato successivo sembrano lontanissimi. Il Napoli ha bruciato le tappe e adesso bussa addirittura alla Champions League. Stadio San Paolo, Napoli, una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Permane Nagatomo. Anticipato Milito, Cambiasso, pallone buono per Milito, al limite Ceto, è scattato Maicon, Eto'o, parte il tiro, rete, un gol fantastico, Eto'o, è il 35esimo in stagione, il 21esimo in campionato, l'Inter al 15esimo in vantaggio. Ancora in quella posizione, stop di prima intenzione subito con velocità, con reattività di collo destro di Santi, se non ci può arrivare, con grande precisione, un stop, guarda la palla, senza rincorso, un gran gol. Attacca il Napoli. Ancora Lavizzi, prova il tiro, sfugge il pallone a Giulio Cesar, c'è Materazzi che anticipa Maggio. Buon il movimento di Amsic, largo c'è Maggio, lo vede Amsic, il pallone per Maggio, cross deviato a Nagatomo, il pallone buono per Amsic che si inserisce, Amsic, fanno muro i difensori dell'Inter. Eto'o punta, vuole l'ingresso in area di rigore, Eto'o si accentra, vuole arrivare in zona tiro, cerca Milito, palla sul destro, Milito il tiro, deviato, palla fuori, Inter vicinissima al raddoppio. Terzo angolo per l'Inter, battuto corto da Karja, ancora Karja, attenzione al limite, c'è Maicon, prova Maicon, palo! Due occasioni per l'Inter, grandissimo primo tempo dell'Inter. Pallone in campo, Zuriga prova a girarsi, viene chiuso, palla che resta lì, attenzione, porta vuota, Zuriga rete, ha pareggiato il Napoli. Successo di tutto, non hanno tirato in porta Zuriga e l'ha fatto in un modo diverso il gol, un rimpallo perché è arrivata la palla ad Amsic dove sicuramente c'è stata una difficoltà nella respinta da parte della difesa dell'Inter e poi Zuriga riesce a pareggiare una partita all'ultimo minuto in zona recupero dopo che l'Inter poteva andare nel raddoppio. Attenzione a Milito, può andare in zona tiro, Milito al limite, Milito le finte, Milito, De Santis strepitoso, un'azione simile a quella del raddoppio nella finale del Bernabeu. Lavizzi, Amsic, è scattato ancora Maggio, lo vede Amsic, apertura per Maggio, si rinnova il duello con Nagatomo, la cross a cercare in area di rigore, Zuriga, che va vicino al raddoppio. È pronto Mazzarri, è game over! San Paolo, 21 anni dopo Maradona, il Napoli torna nell'Europa dei Grandi con un turno d'anticipo, blinda il terzo posto che garantisce l'accesso diretto alla Champions League.